stava sulla costa, non è che mi dico sta cosa e mi è fatta, non hai fatto nulla, è tutto un discorso teorico, siamo ancora nel mondo delle idee. L'idea buona. Sì. Perché comunque quello che abbiamo da dire noi ormai lo abbiamo sempre, dai. No, poi, il primo anno è la volta che tu non sei forse è meglio metterlo dove è come ora. Di Giosa Marea con Salvatore Piraino che ci raccontava la storia dell'erosione della spiaggia che va dal Brigantino fino quasi a Patti. Ci vuoi spiegare meglio cosa è successo negli anni? Sicuramente le cause dell'erosione sono quelle là che ormai tutti sanno, la cementificazione dei torrenti, le barriere rigide lungo la costa. Nel caso diciamo nostro che riguarda questa parte del territorio, possiamo dire che l'erosione ha prima aggredito la zona del Cicero negli anni 60-70. Successivamente là hanno fatto un buon intervento con il posizionamento dei pennelli, e poi è stato il mare stesso che ha riempito questi pennelli con la sabbia e si è creata una bellissima spiaggia di fronte alla discoteca, di fronte al campeggio Cicero. Successivamente l'erosione invece ha colpito la zona del Brigantino e nella zona del Brigantino si sono fatti nei primi anni 2000, sono stati realizzati 3 pennelli con il cosiddetto intervento suggerito dall'ingegnere Sirito. Purtroppo in quella fase si sono realizzati soltanto 3 pennelli quando il progetto originario dell'ingegnere Sirito ne prevedeva 5. Per cui l'erosione si è estesa proprio sulla parte centrale della frazione San Giorgio e si è intensificata perché negli anni sono stati fatti 2 interventi sconsiderati, scellerati, uno fatto dall'amministrazione in cui io ero consigliere per difendere il campo sportivo pensando che partisse subito l'intervento dell'ingegnere Sirito, poi non è partito nulla, e l'altro fatto dall'amministrazione nel 2015, dall'amministrazione comunale, con il posizionamento di altre barriere rigide. Questo ha determinato la velocizzazione del fenomeno dell'erosione che già era in fase di estensione fino al torrente Monash. Sicuramente ora si devono prendere i provvedimenti. A tuo parere appunto quale potrebbe essere l'intervento che potrebbe mitigare le conseguenze delle mareggiate e dell'erosione? Ma sicuramente l'intervento che è partito l'altro ieri, se viene fatto con criterio, ed era un intervento che l'amministrazione, che io ho sostenuto, doveva fare un anno e mezzo fa, quando il margine rispetto alla strada era molto più ampio, ed è un intervento che deve proteggere la strada non con il posizionamento di barriere rigide ma con l'installazione di un pennello fatto con i massi, con le pietre. Successivamente l'amministrazione ha deciso di procedere con un progetto a breve termine, però già sono passati 10 mesi da quando l'amministrazione ha deciso di procedere in questa direzione e quindi bisogna accelerare su questo progetto, perché questo progetto suggerito dal dottor Luca Calabrese, dal geologo Luca Calabrese, deve essere realizzato prima del prossimo inverno. Il problema è che il mare non aspetta. Poi c'è l'altro progetto, il progetto Sirito. Il progetto Sirito dei 2 pennelli che era stato inserito nella graduatoria del patto per il Sud e che invece poi è stato all'ultimo momento, è avvenuto uno scippo. Il progetto che era stato approvato sia in conferenza di servizio sia aveva avuto la valutazione di impatto ambientale è stato defenestrato dal patto del Sud e sono entrati al posto di questo progetto altri progetti che
non avevano la stessa urgenza, non avevano nessuna approvazione e non avevano diciamo, il grado di progettazione definitivo quale è quello dell'ingegnere istituito, ma solo erano dei progetti di massima, dei progetti preliminari. I cittadini di San Giorgio si costituiscono in comitato per la tutela della spiaggia e della strada che costeggia il palischermo. Come mai si è arrivati a questa decisione e quali sono gli obiettivi di questo comitato? Allora, a questa decisione si è arrivati perché comunque purtroppo non riusciamo ad avere notizie. Le nostre notizie, le notizie che noi ci aspettavamo risalgono al Consiglio Comunale aperto dell'anno scorso, dove il sindaco, insomma, pensavamo si fosse instaurato un contatto più diretto con la cittadinanza di San Giorgio, cosa che non è stata, perché comunque a noi basterebbe niente, nel senso, insomma, tenerci informati. Per ultimo cosa, abbiamo fatto la richiesta noi per la chiusura della strada, perché ormai comunque il pericolo era per, sia per i pedoni che per i veicoli, però non abbiamo, cioè non sapevamo, ci siamo visti spuntare qui le ruspe venerdì mattino, quando noi la sera prima abbiamo avuto un'assemblea pubblica qui nel locale in piazza, dove c'è stata una grande partecipazione dei cittadini. Quindi ecco, anche questa è la dimostrazione, insomma, tenerci aggiornati, perché comunque il problema non perché ricade sul tratto di costa di San Giorgio, ma il problema è il problema di tutti, è il problema dell'amministrazione comunale, è il problema di tutti i cittadini, compresa Gioiosa. Quindi siamo arrivati a questo perché comunque ancora una volta ci ritroviamo a dover scendere in piazza per rendere partecipi tutti di quello che è il nostro disagio, che è un disagio che ormai è, insomma, è palese, è una criticità che continua, dico, non perché oggi abbiamo la giornata clemente, però dico, alla prossima mareggiata, se così non fosse stato, e c'è da dire comunque che i massi che sono stati posizionati, che hanno cominciato ad essere posizionati venerdì, perché poi sabato non si è lavorato, non sono, cioè, non vorremmo che si rivelassero un fumo negli occhi, perché comunque il problema non può, la soluzione non può essere sicuramente questa. Questa è una situazione tampone, quindi noi speriamo e continuiamo ad avere fiducia affinché il sindaco si faccia portavoce di questo nostro disagio negli uffici competenti. Avete qualche richiesta nell'immediato? Per voi quale potrebbe essere la soluzione? Avete un'idea di come intervenire? Insomma, l'idea di come intervenire era intanto questo, un intervento tampone che comunque non può finire qua. Poi noi abbiamo un progetto che anche il Comune comunque ha portato avanti, perché l'ultimo incarico è stato dato al nostro concittadino, al geologo, a Luca Calabrese, e questo fa parte, dovrebbe essere, come dire, il figlio di quelle direttive che Luca ha dato all'amministrazione comunale. Noi speriamo che continui. Poi abbiamo anche un progetto Sirito, che non abbiamo più avuto notizie, non sappiamo se è stato dato un corso. Ecco, noi vorremmo risposte, vorremmo essere messi al corrente di quelle che sono le intenzioni. Lo avevamo chiesto l'anno scorso, lo abbiamo chiesto ripetute volte e siamo ancora qui oggi a chiederlo, tant'è che abbiamo, per tramite degli amministratori nostri locali di San Giorgio, ieri abbiamo detto, riferito al sindaco, noi domani saremo qui, tutta l'amministrazione potrebbe essere qui oggi, ecco, sarebbe una buona occasione questa per metterci al corrente e magari anche noi prefissarci cioè fare una tabella di marcia, perché ripeto, del domani non abbiamo certezza.